meravigliosa puntata di Tada, dove tra un po' mi si staccano anche le ciglia finte. Smettila, poi mi ci vuole il mastice di Ivana. L'ultima puntata della seconda stagione che vi abbandona oggi, ma che ritroverete con una stagione scoppiettante più che mai il prossimo anno, cioè quest'anno, il 9 di settembre. Quindi noi ci fermiamo per 3 mesi, giusto per ricaricare le pile, per fornirvi nuovi argomenti, nuove informazioni, nuove rubriche, ma è solo temporaneo. Stiamo già lavorando a una terza edizione di Tada. Intanto però ci godiamo la cucina insieme a Diego Spatari Tironi e Chiara Sabatelli, che si sono divisi i compiti, perché poi mangiamo tutti. E allora? Ho lavorato a 4 mani. E allora iniziamo con il finger food di È qui la festa. Vai, caro Diego. Allora, la lista degli ingredienti questa volta è molto semplice. Tanta fantasia, come dicevo prima. L'importante è utilizzare dei prodotti colorati e a seconda un po' dei vostri gusti. Io in questo caso ho utilizzato del pain carré per fare dei rollè, dei vulevon, del cetriolo che poi ho riempito con del riso alla barbabietola rossa, del riso alla curcuma, una crema di piselli, insomma tanti prodotti. Ora vorrei che si vedesse, cosa ne dici di questo? Dico che è meravigliosa questa mise en place, ma io non avevo dubbi, perché è molto carina, che ti specchi nelle pentole, sei bravissimo. E voglio ringraziare anche te, che ogni venerdì, insieme ogni tanto ai tuoi ospiti, come stasera Chiara Sabatelli della nostra cucina, ci hai dato veramente un quid pluris, qualcosa in più. Io amo molto questa parola latina, perché secondo me spiega proprio quel più che viene dato, con la tua naturalmente professionalità, con la tua maestria, con la tua anche intelligenza e ironia. Hai saputo metterti in gioco ed è bellissimo, perché tante volte certi suoi colleghi non sono proprio esattamente così, si prendono troppo sul serio. Invece devo dirti che tu non solo sei bravissimo, molto capace, molto professionale, ma sei anche una persona estremamente ironica. Bene, ora piange, fa finta, è tutto, fa parte del personaggio, e l'hanno scritturato per lui. Aspetta. Intanto però io voglio parlarvi, prima di lasciare la parola alla Chiara Sabatelli, che invece si è occupata dei dolci. Esatto. Chiarina, che dolce. Ma in che puntata sei capitata te? Un manicomio. Pazzesca, un manicomio. Intanto io voglio ricordare che domani sarà il 1° di giugno, che è una data veramente importante, non solo perché è il compleanno di Mirko Bonatti, perché da questa data nei punti vendita Unicoop Firenze non ci saranno più sugli scaffali i materiali usa e getta. Questa è una grande iniziativa di Unicoop Firenze, la prima in Italia di rimuovere dagli scaffali, con un danno forse anche economico nelle loro tasche, perché sappiamo che sono purtroppo usati, ma sicuramente un grande regalo per il nostro ambiente, che soffre della nostra gestione malsana, completamente diseducata e anche superficiale, di quelli che sono i nuovi materiali, che tanto ci fanno comodo ma che noi davvero non sappiamo utilizzare. E allora Coop si fa promotrice e portabandiera di questo grande progetto, quindi io vorrei fare qui insieme a voi un grande applauso a Unicoop Firenze, che ancora una volta dimostra, nell'ambito delle iniziative ambientali, di cui ne ricordo solo due, l'Arcipelago Pulito, di cui abbiamo parlato ampiamente anche l'anno scorso, e Liberi dai Rifiuti, ancora una volta con questo terzo progetto si dimostra essere veramente più che al passo con i tempi, anzi addirittura avanti. Quindi grazie a Unicoop, che ci fa trovare non solo la qualità, ma che lavora per noi, per stare bene nel nostro pianeta. E allora, Chiara, la mia Chiara Sabatelli, cara. Cosa stai facendo invece tu? Allora, insieme alla voce che se ne va, io sto preparando. Hai cantato finora, eh? Ho fatto testa con voi. La canzone delle Spice Girl. Allora, Sua Maestà il tiramisù. Sua Maestà perché? Perché il tiramisù ci tira su, si veste con ogni vestito possibile e immaginabile, e è sempre buono. Poi si intona il tuo vestito oggi. Guarda. Hai visto? Esatto, hai visto? Con un tiramisù alla fragola, eh? Ovviamente in versione finger food, quindi piccoli, diciamo così, piccoline, porzioni, piccoline, molto molto belline, carine, e colorato come l'estate, quindi con le fragole frullate. Evviva! E oggi la voce è un dramma. Ricordiamoci che poi siamo in piena stagione delle fragole, eh? Esatto. Questa è la stagione in cui vanno mangiate. Perché esatto, sì, perché sono stagionali. Per fortuna... sono stagionali. E la stagionalità è un altro grande nostro punto, insomma, a favore. Ecco, la Toscana è un grande produttore di fragole.
È vero. Nel pisano, soprattutto. Allora, fragole perché? Perché appunto è prodotto stagionale e poi perché così è ancora più leggero, certo, rispetto che all'utilizzo dei savoiardi che qui non ci sono, manteniamo solo la crema di mascarpone. Esatto. Come crema di mascarpone fatta a regola d'arte, come bene vuole la nonna, la ricetta della nonna. Che meraviglia. Ovvero, io di solito utilizzo un uovo, un cucchiaio di zucchero e un etto di mascarpone a persona e biscottini leggeri come in questo caso o savoiardi a seconda della consistenza che si vuole ottenere del nostro mascarpone. Si fanno gli strati, ovviamente la crema di mascarpone si montano i rossi dell'uovo con lo zucchero, si ottiene questa favolosa cremina che poi viene mescolata con il mascarpone, si fanno ovviamente le chiare montate a neve per dare volume e consistenza, si fanno gli strati con i biscottini inzuppati nelle nostre fragole frullate, dove vai con questo cucchiaio? Le nostre fragole frullate con un goccino di acqua e zucchero in ci modo da prova qualità, bagnare. Oh. E poi per 3 mesi sono a dieta. Che... Prova qualità. Mamma mia, complimenti. Grazie. Buonissimo. No, secondo me, allora, il tiramisù è un animale da palcoscenico, perché con qualunque cosa lo metti sta bene. Il classico tiramisù con caffè e savoiardo, perché quando si fa quello classico ci vuole il savoiardo classico, fatto con con il cacao spolverato sopra e... Io personalmente ci metto del cioccolato fondente tagliato al coltello per dare la croccantezza. Certo. E poi il tiramisù con le fragole, che è più estivo, quindi si può fare con le fragole, con le pesche, anche con un pochino di alcol. Cioè, se alle uova montate con il mascarpone ci si aggiunge un pochino di whisky, non torbato perché sono troppo amari, o magari un pochino di cognac molto dolce, non solo monterà meglio la crema, ma verrà un tiramisù che secondo me con le pesche si sposa da Dio. Veramente favoloso. Veramente quindi bene, veramente bene. Tanta roba. Allora, parliamo un po' del tuo finger food che arriva dopo il tiramisù. Io vedo delle sì fauci dietro le telecamere. Sì, infatti sono lì pronti per c'è della fame a quest'ora. Finger food. Qui praticamente, come stavamo dicendo, io ho utilizzato, visto che siamo poi verso l'estate, verso il caldo, ho utilizzato molta verdura. Bene. Tu vedi, qui c'è del cetriolo che è stato poi cesellato all'interno, riempito con del riso alla curcuma. Abbiamo un rollè di pane in cassetta fatto con del formaggio cheddar e del radicchio rosso. Qui abbiamo del daikon che è stato messo a colorare nella barbabietola rossa. Una crema di piselli in un vulevan con dei pistacchi freschi. Qui invece abbiamo del daikon con del riso alla barbabietola, della menta e della barbabietola intera, del prosciutto cotto sempre con dei rollè e della zucchina. Ho utilizzato dei prodotti che sono freschi, che sono inerenti a questa stagione. Ovviamente se fate un finger food invernale potete utilizzare anche prodotti un po' più pesanti. Questo è leggero, perché il finger food deve essere una cosa, non si deve saziare con questi prodotti, bisogna assaggiarli uno a uno, non come farebbe Ivana che se li mangerebbe tutti insieme, certo, insieme a quelle 3 vaschettine di tiramisù, e quindi andare sul leggero. E questo è quanto. L'importante è giocare con la fantasia e con i colori. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Io vorrei che tu ne assaggiassi poi a tua scelta uno, quello che ti ispira di più. Questa è zucchina, del prosciutto cotto, del formaggio cheddar e del pane in cassetta. Allora assaggio, eh. 1, 2, 3. Ma proprio così. Senti come risulta morbido e leggero. Ma questo sembrava anche a fare salatini, Chiara, ma come si fa? Ma poi il finger food è un mondo meraviglioso. Io, come dicevo prima a Diego, adoro il mondo del finger food perché è divertentissimo. Cioè, si può miniaturizzare qualunque cosa. Dalle ricette regionali. Tu lo insegni, vero, nel tuo blog? Io faccio anche corsi di cucina. E uno degli argomenti, di solito sono monotematici, uno degli argomenti è proprio finger food. E mi diverto a miniaturizzare
qualunque cosa, qualunque ricetta, dalla classica ricetta regionale alla anche ricetta l'abbacchio? Creativa. Ora l'abbacchio non credo sia così facilmente miniaturizzabile. Un pezzettino di abbacchio. Però insomma, per dire, io ho miniaturizzato anche la fresella pugliese con la burrata, con il pomodorino fresco. Si può fare anche mini formati di pasta, per esempio, con delle cosine particolari. Certo. Quindi è molto, molto divertente. E qui, per esempio, ne abbiamo degli esempi, perché questi alla fine è vero che sono un po' più grossi dei finger food, perché non si prendono specificatamente con le dita. Però questo è un esempio di come con il tiramisù ci si può divertire anche a presentarlo in piccole monoporzioni, quindi il vasettino con il cucchiaino abbinato, il barattolino da conserva e di tendenza, il barattolino della candela, quindi c'è anche un riuso, quindi c'è anche un riciclo, esatto. L'economia circolare, non si butta in via niente, non sempre. Solo in cucina ma anche fuori, piccoli barattolini che erano magari destinati a dolcetti comprati o altre cose si possono riutilizzare in maniera creativa mettendoci dentro il tiramisù. Comunque devo dire che tu hai fatto con una maestria incredibile, complimenti, perché veramente grazie. Sono bellissimi anche da guardare. Ma quando si assaggia? Prego, puoi fare subito, io continuo. No. Cos'altro posso assaggiare qui? Allora, guarda, ti consiglio questo con i pistacchi e la crema di piselli. Questo quello va, delle zeste di limone. Non questo per niente vuoi fame. Che lo tagli? Non importa. Ti aiuto a aprire le fauci? Come un leone. Anche tu, Chiara, vorrei che assaggiassi... Come l'hai fatta questa crema di piselli? Questo è semplice, sono preso dei pisellini sbollentati, cotti, fatto una crema con un mixer, setacciato e poi lavorato con della ricotta fresca, per cui risulta un prodotto molto leggero e non per niente pesante poi. Posso? Tra l'altro. Prego. Prego. Egli... Vedo che il rollè incontra sempre i gusti. Poi il gioco del rollè lo puoi fare con tutto. Io in questo caso l'ho fatto con del pane in cassetta. Si può fare tranquillamente. Stupendo. Con della piadina. Una piadina leggermente ammollata, in questo caso è anche integrale, per cui anche leggera. E rollarla con quello che vogliamo, con o dei salumi oppure con delle verdure come ho fatto io. Senti, ma la crema di piselli con che cosa l'hai fatta? Ricotta e piselli lessati. Il pisellino lessato, poi fatto setacciato dalle bucce e poi rilavorato con la ricotta fresca. Ovviamente si fa con il pisello che deve essere raffreddato in modo che non vada poi a slegare la ricotta a temperatura ambiente e poi si vanno a mescolare i due ingredienti. Per cui si ha la leggerezza della ricotta, che può essere anche uno spalmabile, può essere una mozzarella, si può lavorare con tanti prodotti ma che siano leggeri, un caprino, a chi piace quella nota acida e particolare del caprino. Però la ricotta, diciamo, è la base per cui si può fare qualsiasi tipo di crema. Questa è una crema sempre di ricotta con della curcuma e poi del daikon e dei pistacchi. Volete assaggiare anche questi? Ma assaggiamo tutto, vieni. Questa cosa cena, è questa daikon, crema di ricotta e curcuma. Non ho più niente fame, hai visto? Questa invece con dei semi di sesamo, con del barbabietola essiccata e delle zeste di limone. E del pistacchio anche qui. Mica male. Non sono venuta a cucinare, ma non sa che mangio. Certo. Guarda che dopo dobbiamo assaggiare anche quello, Quello, infatti, tendevi un piccolo spaziettino per il dolce. No, comunque, e qua cosa c'è invece? Questo vedi, invece è un cetriolo, che poi è stato inserito del daikon. Il daikon è quella radice lunga bianca, certo. Al sapore di ravanello, che è stato poi colorato con invece il succo di barbabietola rossa. Bene, allora io ora voglio fare anche questo, perché poi tutte le nostre meravigliose ricette le troverete sull'informatore. Sull'informatore. È vero o no? Online. Questo grandissimo online. Progetto di cui sempre Unicop si fa portatrice e che noi abbiamo sposato in pieno. Veniamo a noi, cara. Io. Bene ma non benissimo. L'avevo detto di mangiare l'intero. Infatti, esatto. Allora, vuoi assaggiare qualcosa? Da dove allora, io assaggio dalla crema perché le fragole non le posso mangiare, nessuno te l'ha detto. Non mi dici, sei allergica? Non posso. Mannaggia. Ho una lieve intolleranza, comunque non importa. E allora guarda, tieni.
la vabbè, perché io mi prendo. Lo assaggio io per te, va bene. Tutto bene, vai. Un, due, tre. Aspetta, faccio anch'io il rito questa volta. Non importa, guarda, tanto ti do soddisfazione. E un pochino di whisky, così sì. Un, due, tre, vai. Un, due, tre, che il tiramisù venga a noi. A noi. Mamma mia. No, mi piace mica. No, non lo sai fare. No, no, non è buona, vero? Mammina. Tutto a posto? Senti, Diego. Anzi, prima lo chiedo voi. A lei. Progetti per il futuro. Allora, a parte il blog che lo ricordiamo. Il blog si chiama La Brucia Padelle. E oltre a scrivere di me, perché il blog è nato un po' come diario cucina, diciamo, perché io ho iniziato a cucinare da ragazzina. Ho imparato guardando mamma e nonna, le nonne, tutte e due, perché sono stata fortunata. Mamma e babbo avevano tutte e due, due mamme straordinarie in cucina. E guardando loro ho imparato, io sono originaria della Maremma, quindi ricette maremmane, la pasta fatta in casa, tortelli, lasagne, le cose leggere tipiche della Maremma. Esatto, appunto, ragù bello, bello peso, ecco. Ho iniziato così la mia carriera in pratica, in cucina da ragazzina. In più, il problema è che io però non avevo un metodo, quindi io mi inventavo le ricette, aprivo il frigo, con quello che c'era cucinavo. Il blog mi ha aiutato a darmi un metodo, a segnarmi le quantità, le ricette, le tempistiche, perché quando poi io facevo qualcosa di buono, che piaceva, i miei amici chiedevano le ricette e io rimanevo imbambolata perché non le sapevo ridare. E grazie al blog, con la scusa delle ricette, racconto anche un po' di me, della mia vita, della mia famiglia, delle mie avventure fuori e dentro la cucina. E quindi La Brucia Padelle per quello, perché io sono nata, diciamo, pasticciando e poi piano piano mi sono fatta le ossa. Ora sono personal chef, quindi cucino per gli altri a domicilio, non solo per la mia famiglia. Tra parentesi, mio marito l'ho conquistato con i fondant al cioccolato. Dici? Cioè, veniva da me per quello, mica per me, per quello. Vabbè, però insomma andava bene. Poi è rimasto, è lì, santo uomo. Ricorda qualcuno con la cucina, vero? La Donatella, che noi salutiamo. Ciao Dona, è bellissima. La fidanzata di Diego Spatari Tironi, una roba pazzesca. Vabbè, ciao Dona! Diventate grandi amiche ormai. No, sono felice di averla conosciuta, guarda. Ma è un classico degli chef, quel conquistare con la cucina. E poi faccio corsi di cucina perché mi voglio divertire a portare agli altri quello che ho imparato io. Quindi pasta fatta in casa, tirarla col mattarello, e riporto poi avanti delle ricette che sono le ricette della mia famiglia. Quindi la pasta all'uovo della nonna, il sugo di carne dell'altra nonna. Perché le radici sono importanti. Le intramontabili. Le ricette della famiglia, le tradizioni vanno portate avanti sempre. E io ho una figlia femmina che ha quasi 6 anni, che spero un giorno, per ora pasticcia e mangia, spero un giorno impari anche lei a cucinare, e a lei sto cercando di trasmettere quelli che sono i valori che le mie nonne e la mia mamma mi hanno trasmesso. E quindi con i corsi mi diverto a tramandare anche agli altri quello che so fare, quindi finger food, pasta fatta in casa, tortello maremmano, non raviolo, perché a Firenze ci avete i ravioli, ma non sono la stessa cosa. Bene, ce l'ha una e bella ogni volta mi, e ogni volta, ogni volta mi dicono: senti, ma te i tuoi ravioli? No, sono torte. Infatti mio marito lo sa, e quando sente che qualcuno parte col raviolo mi frena, mi dice no, perché sa che poi noi ne abbiamo sono parlato. Tortelli, il raviolo, il tortello, sì. E non ci posso credere, siamo veramente arrivati alla fine dell'ultima puntata della seconda stagione di Tadà. Io ringrazio Chiara Sabatelli, che è venuta grazie in questo cinema, ringrazio anche Diego Spatari Tironi. Posso fare un saluto anch'io, certo. Visto che siamo a fine, volevo ringraziare tutti per questa grandissima stagione, te in grazie. Primis Francesca, che siamo diventati amici tanto. E ci siamo divertiti tanto da settembre a oggi. Spero di avervi fatto conoscere tutti i produttori che Coop ha nelle proprie sedi, per cui prodotti di nicchia, prodotti toscani e come utilizzarli. E che dire, spero di vederci ancora a settembre dopo una bellissima estate tutti insieme. E sarà sicuramente così. Io ringrazio veramente ognuno di voi. Prima vi ho volutamente lasciato senza nominarvi. Mi riferisco a tutti quelli che con grandissimo affetto mi seguono tutti i giorni
e me lo fanno capire in mille modi. Io faccio questo lavoro grazie a voi, perciò vi dico grazie e vi dico passate una buona estate, siate felici e leggeri. Ci vediamo il 9 di settembre, grazie. Un bacio a tutti Linea TG. Ciao.